Ed ora la voce di Maria Callas con Casta Diva ci introduce nel magnifico mondo di Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, per scoprire luoghi inconsueti e incredibilmente suggestivi. Dalle mostre più importanti e particolari, musei e gallerie d'arte contemporanea, ai protagonisti delle arti del nostro secolo. E saremo accompagnati dal critico d'arte e amico Stefano Verri, che è qui con me al telefono. Pronto, Stefano? Ciao Nicla, ciao. Tutti. Ben trovato su Radio R. Allora, grazie mille ancora per la vostra ospitalità. Ma figurati, cioè per noi è veramente un piacere averti qui, ci parli di tante meraviglie. Abbiamo iniziato lo scorso, cioè 15 giorni fa, diciamo che è quindicennale la rubrica, e questa è la seconda puntata. Questa è la seconda puntata e per la seconda ho pensato di più o meno di ripartire da dove eravamo rimasti, sì. Quindi di ripartire dal Giappone, sì. Però questa volta facendo un salto temporale notevole. Eravamo l'altra volta alla metà del XIX secolo, quindi eravamo alla metà dell'Ottocento, sì. Con due straordinari artisti, quindi Hokusai e Hiroshige, che erano, sì. Erano in mostra a Bologna. E adesso passiamo al XXI secolo, quindi passiamo all'oggi. All'oggi, al contemporaneo. All'oggi, al contemporaneo, quindi facciamo un piccolo salto temporale. Quindi Wunderkammer diventa anche un po' una macchina del tempo, no? Sì. Si fa fare avanti e indietro attraverso delle connessioni. Bellissimo. Rimaniamo in Giappone perché parliamo di un'artista italiana, sì. Che a un certo punto della sua vita ha deciso di fare un progetto e proprio di partire per il Giappone, quindi di fare questo progetto partendo da Napoli con una motocicletta, una Yamaha gialla. Fantastico. E quindi esatto, di partire e di arrivare fino in Giappone, quindi fino alla prefettura di Latte e quindi alla città di Morioka, la città di Morioka è una prefettura di Latte. Ma perché, la domanda è questa, Rosaria ha deciso di partire da Napoli, Rosaria Gazzetta, che se non l'avevo detto, Rosaria Gazzetta ha deciso di partire da Napoli e di arrivare in Giappone per fare un progetto di arte sociale, ed è quello di cui in realtà parliamo oggi, sì. Quindi Rosaria è l'incipit contemporaneo, ma poi ritorniamo anche qui un attimino indietro, insomma, per vedere chi è il padre spirituale di questi artisti in qualche modo, no? Sì. Personalità che tu conosci molto bene. immagino di sì, però lascio a te. Esatto. Che adoro, tra l'altro. Che adoro, quindi anzi, sei anche molto più preparata di me, probabilmente. Beh, ma figurati, no. Tranquillamente intervenire, possiamo bene. Farlo insieme. In bene, realtà. Bene. Quindi intanto parliamo di Rosaria, giusto appunto, sì. Quindi questo progetto bellissimo che è partito appunto l'estate scorsa, che si chiama Yellow Horse Project, quindi il cavallo giallo, cavallo perché in realtà la moto, quindi il cavallo giallo e la moto gialla, questa sua Yamaha gialla, ma il cavallo giallo, Yellow Horse Project, perché in realtà la zona di Iwate era proprio, la prefettura di Iwate, la zona di Morioka, era proprio famosa per questo, per i cavalli, per questi cavalli che venivano, che venivano addestrati in quel luogo ed erano particolarmente veloci, quindi cavalli messaggeri in un qualche modo, come vuole essere questa moto. E poi perché della città di Morioka? Città di Morioka perché insieme alla città di Napoli ha un qualcosa in comune, un vulcano, e quindi a Napoli c'è il Vesuvio, a Morioka c'è anche lì un vulcano di Morioka, e quindi c'è in un qualche modo questa associazione topografica per le due città, sì. E il viaggio in realtà viene fatto perché Rosaria ha intenzione in un qualche modo di documentare quelle che sono le similitudini in due mondi così distanti. Lei ha insegnato in Giappone, in realtà ha vinto anche una residenza e ha insegnato in Giappone, e quindi in realtà è una realtà che lei conosce, quindi il suo progetto ha il compito in un qualche modo di trovare in due luoghi così culturalmente distanti, poi come abbiamo visto anche
appunto 2 settimane fa, quindi molto 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 lontani, sì, di trovare delle similitudini. Queste similitudini lei le ha cercate in quelle che era, in quella che era la condizione femminile, altro tema che altro cuore, quindi esatto. Quindi oggi ho fatto una scelta proprio precisa e tarata, fantastico. Oggi proprio precisa e tarata, quindi la condizione femminile. Quindi questo viaggio in realtà che viene bello perché è fatto anche attraverso un crowdfunding, naturalmente sponsor ufficiali, quindi come la Yamaha eccetera eccetera, però un crowdfunding fatto in rete, sia da un punto di vista morale, quindi chi appoggia il progetto solo così, insomma, quindi dando il suo contributo morale, invece dà anche un contributo economico per pagare ovviamente ospitalità, per pagare la manutenzione della motocicletta, carburante e una serie di altre cose. E quindi questo viaggio parte da Napoli, ovviamente, e attraversa 45 città e 11 nazioni fino ad arrivare a Morioka. E in queste, un viaggio che ha svolto in circa 5 mesi, ma poi si trovano le notizie anche su internet. Sì. E ogni luogo che lei ha visitato aveva praticamente, in ogni luogo aveva organizzato una serie di appuntamenti in cui andava ad incontrare delle donne, delle persone che in qualche modo avevano fatto un qualcosa di particolare, di straordinario per la loro comunità. E questi incontri sono poi stati documentati, c'era un'intervista che veniva trasmessa, quindi le donne poi hanno parlato della loro vita, della loro condizione di vita, delle loro aspirazioni, del loro lavoro, e tutto questo è stato poi raccolto come materiale video, come materiale documentale. Poi sarà questo, da questo verrà poi prodotto un documentario, e da questo poi uscirà appunto questo video, questo film, che poi verrà proiettato. Ancora questa parte non è stata ancora realizzata, quindi parliamo di un lavoro in fieri. È sicuramente interessante appunto perché vediamo come l'arte in un qualche modo entra in un percorso che è un percorso non soltanto di rappresentazione, ma è un percorso di analisi. Un percorso di analisi che è anche comune a quelli di questa, di una nuova generazione di artisti contemporanei, che in qualche modo questa generazione post-concettuale che lavora adesso, che sta lavorando e che in qualche modo si dedica alla ricerca. Ci sono moltissime opere in questo periodo che stanno uscendo e che in qualche modo parlano appunto della mafia, che in un qualche modo vanno a ricercare oppure vanno comunque a descrivere delle situazioni che riguardano la legalità, oppure fanno delle ricerche su dei lavori che comunque in un qualche modo vanno a cercare la verità eccetera, sulla scorta anche di quello che era stato fatto per esempio per l'attentato al 19, quindi quell'opera meravigliosa che adesso è costruita poi nell'hangar di Bologna ed è un'opera di Boltanski, generazione bellissima, più bellissima. Una generazione più vecchia di artisti ovviamente, però diciamo che la scorta in realtà è quella, ma si può parlare di Rocco Dubini che ha fatto mi viene in mente insomma anche che ho visto ieri sera era un amico di entrambi, insomma mi viene in mente che ha fatto questo bellissimo lavoro su Pasolini, è vero, esatto, quindi che ha fatto questo lavoro qualche anno fa proprio su Pasolini, oppure Francesco Arena che fece anche lui un lavoro sulle mafie, Eva Frappicini anche lei ha fatto un lavoro comunque sulle mafie, quindi diciamo che è una nuova generazione di artisti che comunque lavora sull'arte sociale, ma lavora in un qualche modo proprio alla ricerca della verità. Sì. E adesso facciamo il salto indietro. Ok. No? Sì. C'è un artista in particolare, come dicevo prima, che tu conoscevi particolarmente bene, che in un qualche modo è il padre spirituale di tutti questi artisti che in un qualche modo si occupano di ricerca, che fanno della loro opera d'arte la ricerca. Quindi un artista che è uno dei padri del concettualismo a partire dagli anni 50, fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, Joseph Beuys, quindi parliamo in realtà di un Joseph Beuys, che bello quando si parla di lui, mi piace, esatto, no, anche di tutti gli altri, non voglio fare, però lui mi affascina.
Lui è affascinante anche perché è talmente, pensa, è talmente affascinante che gli storici dell'arte o anche i critici, insomma, ormai lui fa parte più della storia dell'arte che della critica. Sì. Diciamo che fa parte della storia della critica, come chiamano in questo modo per unire le due cose, in realtà fanno anche una gran fatica di inserirlo. Se qualcuno ti dovesse dire a cosa appartiene, cioè uno fa una gran fatica qualche modo a ordinarlo, a incardinarlo, a metterlo in uno dei cassettini di scuole, sì, di scuole di pensiero, eccetera, perché probabilmente una delle personalità più magmatiche, più eclettiche, e per questo anche ne parliamo ancora oggi, quindi più interessanti della sua generazione. Sì. Quindi uno cos'era, uno scultore, era un pittore, era un artista concettuale, era un performer, faccio quindi un po' di tutto. Che cos'era? No? Esatto. E quindi alla fine, insomma, per comodità, direi che si possano tracciare, diciamo, un po' una divisione su due linee molto artificiose in realtà, perché sono cose che si toccano. Però diciamo che aveva un tipo di produzione che era quella oggettuale, cioè quindi quella che in un qualche modo produce qualcosa, che era più vicina a quello che era il discorso dell'arte povera, ma anche per i materiali ovviamente che andava ad utilizzare, no? Quindi oggi potremmo dire così, per correggimi se secondo te sbaglio. No, E poi un'altra invece che era più vicina a quello che era un discorso di art language, quindi era più vicino a un discorso di espressività, sì, e quindi che era più vicino a un discorso proprio di pensiero, che in un qualche modo diventava azione, di pensiero che diventava opera d'arte, ma aveva, e qui arriviamo al discorso dell'arte sociale, aveva un compito che era un compito educativo. Quindi l'artista aveva una responsabilità sociale, probabilmente uno dei primi che si pone questo tipo di problema, no? Qual è la responsabilità sociale dell'artista? Cosa che oggi tutti gli artisti, o quasi tutti gli artisti, comunque quelli di cui ho parlato prima, si pongono, no? Certo. Quindi forse lui probabilmente uno dei primi. Sì, lui poi diciamo che ha insegnato scultura, no? Quindi lui, esatto, aveva proprio questa idea di scolpire la società, di modellarla. Esatto, adesso mi hai anticipato. Oh, scusami! Non importa, va bene. Ripetilo. No, importa, adesso poi dopo ci arriviamo, insomma. Comunque, sì, appunto, aveva questa capacità, in un qualche modo, di essere talmente affascinante, talmente intelligente. Io mesi fa mi rilessi poi alcune interviste che aveva fatto, ma anche interviste triple, tipo con Kiefer, con Cookie, cioè delle cose di questo tipo, no? Dove lui in qualche modo parla anche della mercificazione dell'arte e della mercificazione dell'opera, in realtà, no? E dove si può ovviamente vivere di un'opera, vendere un'opera, però non si può mercificare il concetto, no? Cioè, perché la cosa fondamentale è poi il concetto dell'opera e dell'opera. Questa è la cosa in un qualche modo che in un qualche modo diventa fondamentale. Ha delle caratteristiche comuni, ovviamente delle cifre stilistiche, anche se è detto con lui mi pare brutto, però cioè, diciamo che le aveva, no? Quindi, non è nei materiali, quindi utilizzava dei materiali molto particolari. E quindi partiva dal peltro, ovviamente dalla lana cotta, utilizzava molto il grasso, all'interno delle sue opere, e questi due elementi in realtà vengono proprio da un'esperienza di vita vissuta, cioè quasi leggenda, lui aveva questa capacità di creare leggende intorno alla sua persona, no? Cioè, quindi, sì, è vero. Di lui che nel 1944 in realtà era un lui è stato un pilota della Luftwaffe, è stato abbattuto e lavorava per il, adesso non mi ricordo come il termine esatto, il Marconi-Staff, cioè per le navi si dice Marconi-Staff, non so se si dice anche per gli aerei, comunque si occupava della stazione radio dell'aeroporto, cioè faceva quel lavoro lì, è stato abbattuto ed era rimasto l'unico sopravvissuto dell'aereo, e praticamente era stato, lui racconta, salvato da un tribù tartara, quindi era caduto in Crimea ed era stato salvato appunto attraverso il grasso, quindi il grasso diventa per lui questo elemento di vita molto particolare, questo elemento che comunque è un elemento appunto sempre molto 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 presente nelle sue opere. E poi c'è questa idea all'interno delle sue opere di creare sempre un meccanismo polare, e quindi sono cose che sono morbide e dure, oppure sono cose che sono presenti e assenti, oppure cose che sono calde e fredde, oppure cose che sono vive e morte, no? Quindi c'è sempre questa polarità
all'interno dei suoi lavori. Un grande bellissimo lavoro è quello del pianoforte che non suona, che non al Pompidou, esatto, non suona, tutto coperto di feltro, è tutto coperto, è una sì. stanza tutta completamente coperta di feltro, e quindi logicamente non può assolutamente suonare, esatto. perché non si sente, no? Quindi c'è il feltro che comunque assorbe il suono, quindi un qualcosa che funziona, che fa suono, ma che tu comunque non senti. Di nuovo siamo nella polarità. Certo. Però da un punto di vista sociale probabilmente i lavori più noti, più famosi, anche più importanti da un certo punto di vista, sono quelli che crea da un punto di vista di rivoluzione, e di rivoluzione del popolo, ma di rivoluzione ecologica, sì. no? Di scolpire la società, che dicevi sì. in un qualche modo prima. Poi ce lo ricordiamo che lui è stato cacciato dall'Accademia di Dresda, perché sì. in realtà aveva fatto partecipare ai suoi corsi anche quelli che non erano stati ammessi. Esatto, esatto. È stato licenziato. Esatto, di più di disobbedienza civile di questo, di azione di disobbedienza civile di questo, cosa c'è? No, a me piace. Di questi due concetti, tutti sono artisti, cioè ogni uomo è bravo. Artista, ok, quindi questo è il concetto della libera università sì. Universale, no? Sì. Questi due concetti che diventano anche un marchio di una bottiglia di vino. Esatto. Adesso ci arriviamo. Ok, quindi questo è fondamentale, no? Sì. Cioè, è fondamentale. Quindi i materiali sono questi, i materiali poveri, i materiali che comunque sono materiali reperibili, però materiali che sono, oggi diremmo, in un qualche modo materiali che in un qualche modo sono ecologici ed ecosostenibili, materiali sostenibili perché comunque ricrescono. Cioè noi certo. oggi marchiamo le carte dei cataloghi, cerchiamo di avere, quando facciamo cataloghi, le carte FSC, che sono quelle per ogni foglio rimesso su due alberi, no? Per intenderci bene. Lui questo c'era arrivato molto tempo prima, lui aveva trasformato a un certo punto le pietre in querce. Nel 1984 appunto era stato invitato nel 1982 a Documenta sì. e quindi a presentare un suo lavoro, e praticamente lui come suo lavoro presenta un triangolo davanti all'entrata del Museo Federiciano con dentro 7.000 pietre di basalto. 7.000 pietre che le persone erano invitate in un qualche modo a raccogliere e in un qualche modo a comprare. A comprare, sì. A comprare, mm-hmm. esatto. E quindi con questi soldi poi si sarebbero piantate 7.000 querce. Cosa che è stata fatta, quindi il progetto poi è finito, il progetto gli è sopravvissuto, ma lo sapeva, gli sarebbe comunque sopravvissuto, perché in realtà per finire il progetto le querce devono crescere, e le querce stanno andando secolare. Di conseguenza sì. il progetto stesso si è eternalizzato all'interno del suo lavoro. Però bellissimo. Un po' meno famoso, ha fatto un altro lavoro molto simile, questo l'ha fatto Documenta. Sì. Però in realtà ha fatto un altro lavoro molto simile, l'ha fatto in realtà in Abruzzo, a Bolognano. Sì, a Bolognano, esatto. Sì, sì. Quindi il progetto Il Paradise, dove praticamente lui ha piantato 7.000 alberi di essenze che fossero rare in estinzione. Esatto. E quindi anche qui c'è un'operazione che è comunque un'operazione etica da un certo sì. punto di vista, ma non solo. È lì che ha praticamente poi prodotto le famose bottiglie di vino, quindi sì. marchiate con la Libera Università, e un altro lavoro assolutamente straordinario, che è lo Lifestone. Ah, bellissimo, le vasche. Esatto, le vasche, che in questo momento sono a Zurigo, quindi ricordo che le visitai tantissimi anni fa, cioè quindi sono abbastanza piccolo. Sono a Zurigo perché le ha donate Luca esatto. E queste vasche praticamente sono conservate in una sala delle vasche di pietra, sì. anche queste sono conservate all'interno di una c'è stanza. Qualche rumore strano, c'è qualche rumore, ma sì, probabilmente sono dei messaggi che mi arrivano. I messaggi che mi arrivano. Non quindi, ti preoccupare, dicevamo. Sì, vai pure avanti tranquillamente. Okay.
Quindi dicevamo vasche di pietra. che dentro conservano praticamente litri e litri sì, di olio. C'è questa idea sinestetica nel momento in cui tu entri in questa stanza, ve lo dico perché ci sono stato, che bello, perché praticamente senti questo odore. Di terra e sei in un qualche modo all'interno di un qualcosa di alchemico, dentro un qualcos'altro, quindi veramente dentro un qualcos'altro. Da fa parte io poi leggo un ricordo personale, insomma la prima volta che ho visto la cosa, perché poi stupidamente avevo 13 anni e toccai e mi sporcai completamente tutto unto e mi presi anche uno schiaffone da mia nonna, però adesso faccio questo. Ti sei, esatto. Hai immerso una mano dentro l'Olive Stone. Beh, in realtà sono chiuse. Sono chiuse. Ma c'è praticamente uno strato di olio che l'azienda vuole che venga rabboccato, oltretutto, che praticamente rimane sempre a filo. Quindi se tu la tocchi, effettivamente è unta. Esatto. Vabbè, dai. Rimango legato a questa cosa particolare. Quella è la, questo, curiosità del ragazzino, è del certo. Ragazzino, esatto. Quindi, però devo dire che mi sono appassionato al contemporaneo. Poi, eccolo, lì vedi. Unto. Sei stato unto da. Unto da voi. Adesso non facciamo la battuta blasfema. No. Ogni tanto la faccio, ma adesso in realtà la evito, però diciamo che in un qualche modo, ecco, cioè, voglio dire, cioè, questo è un'esperienza molto forte comunque, certo, questo odore fortissimo, eccetera. E la De Domizio però regalò al Museo di Zurigo, cioè, poi anni dopo, cioè tutta la serie della difesa della natura, quindi anche la pala, cioè anche una serie in realtà di altri oggetti, di altre cose che erano comunque legate a quel tipo di lavoro, in modo che poi la collezione fosse praticamente intera, tra cui appunto il vino, le bottiglie d'olio ed una serie di altre cose. Quindi diciamo che il Museo di Zurigo, se uno vuole vedere Boris, è un ottimo posto. Esatto. Pensa cosa abbiamo perso però noi. 800 chilometri. No, poi c'è una notizia, ma non l'ho verificata, quindi adesso non la puoi dire? No, perché non l'ho verificata. Però in realtà avevo capito, cioè mi sembrava che questa Olive Stone fosse poi in realtà destinata al Museo Italiano, che poi non l'ha accettata, cioè proprio finita a Zurigoni, mi sembrava che fosse così la storia, ma io la sapevo così. La sapevo così, non è stata accettata e quindi è stata donata, esatto, tutta la collezione a Zurigo, ma pensa tu. Però non dico, cioè nel senso, perché non so. E poi un'altra, sempre in Svizzera, un'altra collezione bellissima, c'è a Lugano, che, sì, anche a Lugano ci sono tantissime, ma per questa volta è di tipo diverso, cioè quindi sono legate a linee narrative, insomma linee poetiche diverse, non sono tutte legate alla difesa della natura, sì, ma sono anche a Lugano e poi anche a Monaco. E anche Monaco ha una bellissima collezione, quindi se uno si vuole fare un bellissimo giro, insomma, nelle parti germaniche, oppure l'Oktoberfest di Monaco, poi unisce anche il Museo d'Arte Contemporanea sempre di Monaco e riesce comunque in qualche modo a collegarci un qualcosa, insomma, di artistico. Fantastico. Comunque c'è una bellissima collezione, veramente una bella collezione anche anche a Monaco. Ah sì, tu le hai viste tutte e tre? Ne ho viste due su tre. Ho visto quella di Monaco, ho visto quella di Zurigo, ma non ho visto quella di Lugano. Ah ok. Quindi devo dire la verità, quella di Lugano non l'ho vista. Vabbè, però c'è quindi il triangolo boissiano Zurigo-Lugano-Monaco. Monaco. In qualche modo la segnalo, insomma, certo, che, ma certo, è giusto dire, insomma, in un qualche modo che è presente, no? Dove si può vedere, poi ci sono i posti più vicini, ovviamente, poi ci sono anche tanti altri, qui sono quelli dove sono cose molto corpose, molto nutrite. Quella di Lugano in realtà è la più nutrita di tutte, però a Lugano capito poco, quindi in realtà non ho avuto occasione. È quella più ricca. Però dovrebbe essere, sì, esattamente, fantastico. Quello che ho letto dovrebbe essere quella più ricca. Fantastico. E oltre a questo, appunto, c'era anche la produzione invece che riguardava un settore più, in un qualche modo, più linguistico, no? Se vogliamo dirlo in questo modo. E quindi c'era questa sua necessità
di farsi in qualche modo predicatore. Quindi diventava in qualche modo una persona che si metteva a servizio, perché questa è la cosa fondamentale, dell'umanità, e per in un qualche modo educare l'umanità. Però qui la cosa interessante, molto interessante, è che non lo faceva con né in modo narcisistico o comunque con delle azioni narcisistiche come ce ne possono venire in mente altri, oppure con parole senza senso, cioè no, quindi cose, no, cioè era molto preciso, estremamente preciso, tant'è vero che sarà uno dei fondatori, per esempio, del Partito Verde in Germania. Esattamente, infatti è stato lui. Sì. Un artista ha fondato, uno dei fondatori. Quindi questo ci dice come in realtà l'arte, con lui, ritrova in un qualche modo quella che è la sua funzione politica, ma politica nel vero senso della parola, no? Quindi non fatto a solo con la disobbedienza civile, tra virgolette, o con un'azione dimostrativa, o con una no, cioè c'è una azione diretta. Sì. Quindi un'azione diretta su ciò che comunque in un qualche modo tutti i giorni ci regola. Quindi anche lì c'è questa idea di arte. E poi fondamentalmente bisogna dire, ed è giusto dirlo, insomma, che in realtà lui concepisce la sua vita nel vero senso della parola come un'opera d'arte, no? Da come in realtà si presenta, da come si veste, poi aiutato anche da questi occhi glaciali, insomma, che aveva, e questo aspetto estremamente carismatico che comunque aveva, anche dal modo di vestirsi, per esempio. Sì, il look di Boyce è famosissimo, è entrato proprio anche nella moda, proprio negli anni Ottanta. Mi ricordo che non mi ricordo lo stilista, ma con questi pantaloni di feltro, con le giacche, il cappello, poi, vabbè. E ricordiamo di nuovo il feltro, che è stato uno degli elementi caratterizzanti e che comunque hanno fatto parte di una sua esperienza di vita. Quindi c'è di nuovo una matrice concettuale che si chiude sempre, cioè nel senso che non è mai, nulla è mai casuale, cioè in ogni momento, in ogni azione, in ogni cosa. È questo che lo rende unico in panorama artistico, questo gli viene riconosciuto anche dai colleghi artisti, l'unicità, no? Sì. Quindi lo rende unico e lo rende così interessante. E per questo interesse, che non era solo lui, cioè, quindi c'erano tanti artisti che erano tra gli anni 60 e 70 comunque interessati al discorso natura, eccetera, eccetera, quindi non è l'unico. Però con quel tipo di lavoro, cioè, è veramente l'unico, cioè, sì, riesce a farlo in quel modo e in maniera così assolutamente incisiva, cioè, quindi diventa interessantissimo proprio per questo motivo. Diciamo che anche se vai a vedere le foto su internet, no, di Joseph Beuys, tu lo vedi sempre che sta facendo qualcosa con la terra, sta zappando, sta spalando, esatto. Cioè proprio sembra sempre un contadino, no? Sta lì veramente con le mani sempre in pasta a zappare, seminare, eccetera. E tanti mi chiedono: ma cosa ci trovi tu in queste foto, perché cosa c'è di artistico qua, no? Non riescono a attraversare proprio il pensiero di Beuys. È difficile dalle immagini capire quello che stava facendo, no? Sì, esatto, invece dalle immagini non lo capisco. Non si può capire. In realtà non si può capire. Però anche quando pianta la quercia davanti a casa, capito? Cioè dice, vabbè, però pianta una quercia, ma non è così, era molto più profondo. È molto più profondo, perché quello che in realtà deve in un qualche modo uscire profondamente dal suo lavoro, cioè quello che lui cerca profondamente di comunicare, è proprio questo rimettere in armonia l'uomo con la natura. Lui per primo in realtà si fa in qualche modo esempio di questo tipo di vita completamente nuovo, no? Cioè è anche in realtà un precursore, se ci pensiamo, in un qualche modo è precursore anche di pensieri poi che sono diventati comuni negli ultimi 10 anni, se pensiamo al downshifting, se pensiamo, no? Cioè tutta una serie di nuove filosofie che sono uscite, di avere meno, stare meglio, cioè, no? Sì, è stato un grande ispiratore. È stato un grande ispiratore e anche un grande precursore. Cioè, sì, precursore. Negli anni 60
che era il periodo, ricordiamolo, cioè per molti paesi, cioè il dopoguerra, il boom economico, cioè il momento esatto. del consumismo. Cioè esatto, infatti bisogna ricordarlo questo, sì, no? Cioè sì, quindi, sì. Perché altrimenti uno dice, vabbè, era un bellissimo sognatore, no, cioè lo faceva in un momento in cui questa cosa aveva senso, probabilmente captando anche il pericolo di quello che in un qualche modo stava succedendo. Esatto. Cioè, quello è un periodo in cui, poi ne riparleremo anche altre volte, sì. Probabilmente, però è un periodo in cui cambia tanto il modo di percepire anche l'arte, no? Cioè gli anni 60 sono il momento in cui cambia la funzione della galleria, la funzione della critica, la funzione dello storico, la funzione dell'artista, cioè negli anni 60 cambia tutto. Sì, diciamo che... E lui è uno di quelli che ha cavalcato. Ecco, diciamo che comincia un po' a strutturarsi il sistema dell'arte, se vogliamo, no? Come sì, lo oggi, conosciamo oggi. Oggi. Sì, e, devo dire... Nel posso bene dire... e nel male, eh? Nel bene e nel male, certo. Il suo alter ego, Andy Warhol. Tutto l'opposto, tutto l'opposto. La, il diavolo e l'acqua santa, no? Si diceva. Poi arriviamo anche arriviamo lì. No, l'ho buttata lì perché mi sembrava carino, perché entrambi si sono incontrati a Napoli e erano due personaggi completamente diversi tra loro, però si stimavano moltissimo, tant'è che Andy Warhol l'ha ritratto Boyce con La polvere dei diamanti, insomma è stato molto bello. Si stimavano molto, pur avendo, partendo da due presupposti. Esatto, diversi, esatto. No, sai perché? Sì. Perché hai detto consumismo, ma subito io... Sì, no, ci pensavo anche mentre lo dicevo in realtà. Ma ne parlerai prossimamente. Prima o poi sì, adesso vediamo come legarlo. Senti, invece per ritornare a Rosaria Iazzetta, che è molto interessante questa sua performance, ma tu hai detto che, che in ogni città dove lei arrivava, intervistava una donna, ma le aveva scelte queste donne, le conosceva? Allora, sì, qualcosa era stato, anche lei, qualcosa era stato preparato, ecco. E quindi erano delle cose che erano delle interviste che erano state in un qualche modo preparate, e quindi persone che lei aveva già identificato prima di partire. E a cui aveva anche mandato le domande, cioè quindi ecco, per capire, però ce ne sono altre che in realtà poi non sono preparate. Ah, quindi, ecco, quindi anche spontaneamente. Esatto, si è lasciata anche prendere proprio dalla, in un qualche modo, dalla spontaneità del momento. Sai perché sorrido? No, perché ci rubano il mestiere di giornalisti questi, questi artisti. Ma non è l'unica. Lo so. No, adesso ho citato lei perché è un progetto, insomma, che è andato avanti per un po', sta finendo adesso, cioè quindi, insomma, e poi era, mi piaceva legarlo, insomma, a quello che era, tra virgolette, come ho detto prima, il maestro spirituale, no? Sì, quindi, sì, esatto. sì. Però sta di fatto che sono tanti gli artisti che lavorano, tanti gli artisti che lavorano in questo modo, no? Cioè, quindi già generazioni più vecchie, tanti, cioè quindi comunque in qualche modo è legato alla corrente, al filone, ma poi anche oggi, insomma, ce ne sono degli artisti che lavorano sul discorso di memoria e testimonianza, cioè proprio questa è la cosa fondamentale, no? Fantastico. Se si senti bene, l'arte da sempre è un'operazione di memoria. Sì. Quindi lo è comunque, no? Sì, 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 è vero. Adesso diventa in alcuni casi un elemento, adesso mentre te lo dicevo stavo pensando a Velázquez, che bello. Che praticamente dipingeva le corti, no? Certo. Bellissimo. Cioè, quindi anche quella è un'operazione di memoria, certo. Ovviamente. Poi Velázquez è sempre moderno, sempre modernissimo, è molto attuale. È un'operazione ovviamente di carattere completamente diverso, cioè l'operazione di memoria che si fa adesso, che fanno molto spesso gli artisti adesso, sono operazioni di memoria civile. Certo. Cioè, quindi sono operazioni anche di sensibilizzazione, è per questo che poi appunto li ho legati a Boyce. Fantastico, dobbiamo salutarci però, che peccato, bene, bene. Che peccato, però è stata bellissima. L'orario, mi scuso. No, quindi, no, io ti ho interrotto bruscamente perché ecco appunto devo lasciare la linea per un'altra intervista. Ma però ci sentiamo. Sì, ci sentiamo tra 15 giorni, esatto, quindi il 4 febbraio, lunedì 4 febbraio. E attenzione, ci ricolleghiamo a Boyce.
adesso. Ah, fantastico. Qualcosa di più particolare. Di diverso. La musica, ci siamo altre cose. Ah, bello. Vedi, un altro incredibile viaggio con Stefano Verri e la sua Wunderkammer, solo qui a Radio R. Devo essere sincera, sono molto orgogliosa. Adesso ci salutiamo. Ciao Stefano, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Ciao Stefano Verri a Radio R.